Il prodotto è pericoloso e l'azienda richiama i clienti per sostituirlo. Non una lavatrice o un dispositivo per auto, ma un defibrillatore impiantabile, uno speciale pacemaker salvavita che corregge in automatico le aritmie. Tutto inizia il 10 ottobre scorso quando la multinazionale statunitense che lo produce lancia un'allerta internazionale. I suoi defibrillatori impiantabili, prodotti prima del 23 maggio 2015, hanno manifestato un malfunzionamento delle batterie. Per i 350.000 pazienti che in tutto il mondo hanno sotto la pelle il piccolo apparecchio potenzialmente difettoso, il rischio è che al momento dell'aritmia il dispositivo salvavita non entri in funzione. Le pile infatti si scaricano troppo in fretta, nello 0,21% dei casi, un numero altissimo vista la diffusione dell'apparecchio. E così la Regione Toscana ha subito inviato l'allerta alle aziende sanitarie del territorio, chiedendo di conoscere a quanti cittadini siano stati impiantati i dispositivi pericolosi. La cifra è impressionante. Si tratta di 1.535 pazienti. 1.194 di questi sono residenti in Toscana e le ASL si sono fatte carico di contattarli per proporre loro la sostituzione dell'apparecchio a spese della multinazionale statunitense. 425 persone, poco più di un terzo del totale, sono già state contattate e convocate negli ambulatori. Gli altri 769 ancora da contattare saranno chiamati entro gennaio 2017. Per i 341 pazienti a cui il defibrillatore impiantabile è stato inserito in Toscana ma vivono altrove, le ASL hanno inviato degli avvisi alla regione di residenza affinché si facciano carico del problema. Si tratta di un'operazione considerata non complessa, che di solito dura una ventina di minuti e si effettua in day hospital.